Ecco una ricetta che fa per te un dolce golosissimo, veloce e fresco. Se ti piacciono questo genere di contenuti, mi raccomando, fammelo sapere nei commenti e se ancora non l'hai fatto, iscriviti e clicca la campanella del mio canale. In una ciotola montiamo a neve fermissima la panna molto fredda di frigorifero. Teniamola da parte e iniziamo a sminuzzare i biscotti. Io ho scelto i pan di stelle perché sono i più golosi, ma tu ovviamente puoi scegliere i tuoi. Uniamola alla panna insieme al latte condensato a filo, qualche goccia di cioccolato al latte fondente o anche bianco, mescoliamo delicatamente per inglobare tutto senza smontare, la nostra crema già è pronta. Io ho dato la forma rettangolare, andrà bene anche una forma rotonda, sarà molto più elegante. Fodera lo stampo con della pellicola, facendo uscire così l'esubero. Ed inizia a posizionare i biscotti con il decoro rivolto sopra. Mettili piuttosto ordinati perché questa è la parte che si vede. Continua alternando a strati di crema e biscotto. La parte centrale la puoi fare anche con i biscotti spezzati, sai, quelli che rimangono nella busta. Inumidisci con pochissimo latte e finisci tutta la crema. La parte finale del dolce sarà la base, quindi metti i biscotti in questo modo per avere un migliore appoggio. Inumidisci, piega la pellicola in modo da avere il dolce totalmente incartato. Ed andiamo in congelatore. Dopo circa 2 ore sarà diventato bello compatto, capovolgiamolo sul piatto da portata. La decorazione è molto soggettiva, io l'ho fatta con un po' di crema che avevo messo da parte trasferendola in una sac à poche con punta stella. Qualche biscotto spezzato. E un pochino di zucchero a velo. Se ti piace l'idea, puoi prepararla anche per una festa di compleanno o ad una cena in giardino. È un dolce davvero molto versatile e che mette d'accordo tutti, che unisce la morbidezza della crema e la croccantezza del biscotto. Se la mia ricetta ti è piaciuta, lasciami un like e ci vediamo lunedì.